Al Festival di Cannes accoglienza trionfale per Tre piani di Nanni Moretti, l'unico film italiano in concorso. L'inviata delle Amendola. Festa grande a Cannes, ovazione e lunghissimi applausi per Tre piani di Nanni Moretti, coprodotto da Rai Cinema. Grazie, ciao, ciao. Unico film italiano in concorso, ispirato al libro dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, racconta di tre famiglie in un condominio romano, vicende intime e dolorose, intrecciate attorno ai temi della colpa, della giustizia e della responsabilità. È un film doloroso, ma non è un dramma. Ecco, c'è sempre un senso di pietà, di umanità verso questi personaggi a cui spero che lo spettatore voglia bene. La proiezione a Cannes si è sovrapposta alla partita dell'Italia, sia pure solo per i primi minuti, e naturalmente se ne è parlato stamane in conferenza stampa. Ho visto i rigori. Sono stato molto contento, ma prima non ho potuto. Io correvo sulla croisette come un pazzo per raggiungere il posto dove era la partita. 11 minuti di applausi, poi non finivamo più. Cioè, nel senso, no? Ci sta la partita. No, fa piacere, no, per carità, non è una cosa che capita sempre, insomma. È tutto, ora c'è Dribbling, prossimo TG2 alle 18:15.